No, ragazzi, è scappato l'SCP, è scappato l'SCP. E adesso, dove ci troviamo ancora? Perché siamo di nuovo in un laboratorio degli SCP? Io non riesco proprio a capirlo. Che cosa ho fatto di male per avere sempre queste missioni? Che sia colpa vostra? Non lo so. Allora, vediamo un po' che cosa c'è in questa stanza, che è piena di batterie, a quanto vedo. E peraltro, voi mi avete detto nei commenti dello scorso video che ho sbagliato a non prendere le batterie, perché ricaricano il visore notturno che io ho appena visto che c'è in questi scaffali. Prendiamo tutto quello che c'è. Prendiamo tutto, ci sono delle munizioni advanced, avanzate, che sono quelle del PDV, quindi ci sarà anche un PDV nelle vicinanze, ed infatti eccolo qua, c'è un PDV. Prendiamo tutto e poi dopo facciamo delle considerazioni. Sicuramente ci sarà anche un libro da qualche parte, però il libro non lo vedo per adesso. No, non c'è il libro, c'è una card che probabilmente è quella che farà aprire questa porta, e io sono curioso di sapere che cosa è successo e chi è stato rapito più che altro. Oh, eccolo qua il libro, vediamo cosa c'è scritto nel libro. I tuoi iscritti mi amano, tanti mi piace e tanti iscritti ogni giorno. Effettivamente, ragazzi, siete incredibili, state lasciando una marea di mi piace, una marea di commenti e tanti iscritti nuovi ogni giorno. Siete incredibili, continuate così a lasciare un mi piace o un commento, perché io apprezzo tantissimo e cerco di mettere il cuore a tutti. Continuate così, amici, perché Aquila porterà sempre nuove sfide. Ah già, Marci, pensavi di aver salvato Marcino, eh? No, ha di nuovo preso Marcino. Per chi non conoscesse, Marcino è mio figlio. C'è una serie dedicata a Marcino. Ok, prendiamo questo PDV, mettiamocelo al primo posto e teniamoci anche la carne, perché l'altra volta ero senza cibo e lasciamo perdere. Entriamo, vediamo cosa c'è. No, non mi dite che è un altro labirinto, per favore. Why are my ears ringing? Ma vuol dire che ci sono gli SCP-966 in teoria. C'è un dottore. Qua serve la carta di livello 2. E me la prendi per... No, come il PDV? Ma scusa, me lo dai e te lo riprendi? E 30 scrap of paper. Le scrap of paper, dove le troviamo? Qua c'è delle foglie. Cosa me ne faccio delle foglie? Scusate, c'è un bagno, così dal nulla. Qua c'è qualcosa, sicuramente. Non c'è niente, c'è della lana. Ci sono ci sono degli stivaletti d'oro. Vediamo cosa c'è qua. C'è un altro visore notturno. Probabilmente dovremmo mettere questo visore notturno, perché c'è qualcosa. Ma quanti sono? Ma quanti sono? Se non li guardo in teoria non mi fanno del male, vero? No, ok, non mi fanno del male. Se non li colpisco, teoricamente, non mi fanno del male. Vediamo se mi fanno del male. Ok, sì, mi fanno del male. Dobbiamo per forza ucciderli. Dobbiamo per forza ucciderli. E questi qua ci danno le scrap of paper, peraltro. Perfetto, perfetto. Ma ce ne saranno, secondo me, anche nei luoghi, perché 30 sono tantissime. Ma guardate quanti sono! Guardate quanti sono! Sono tantissimi questi SCP! Ok, abbiamo appena spaccato qualcosa. Qua ce n'è uno nell'angolino, peraltro. Ok. Spacca, Marci. Quanti ce ne dà? Ce ne dà solo 7. Sì, secondo me ci saranno delle cose dove ce ne sono tantissime. Ok, ci manca andare da questa parte, esattamente. E qua c'è qualcosa. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Ok, eccoli qua, i scrap of paper. 46 totali. Vuol dire che probabilmente questi scrap of paper ci serviranno per qualcos'altro, oppure no. Dove devo andare? Da questa parte. Ma c'erano un sacco di 966, ragazzi, peraltro. Ok, dottore, mi dia la level card. Ok, no, dobbiamo caricare per forza l'arma e dargliela caricata, volete dire? Ora mi dà la carta di livello 2, però ci ho tolto l'arma, scusami, ma io come faccio ad andare avanti? Va bene, fa niente, togliamoci il visore notturno che... Va bene, mettiamo, apriamo la porta. No, ragazzi, non c'è la porta sbagliata, abbiamo beccato, va bene. Guardiamo bene le domande, rispondiamo con calma perché potrebbe essere difficile. Qual è l'SCP più famoso su Minecraft? Ok, lui sottolinea su Minecraft. Abbiamo come opzioni SCP-173 e SCP-096. Io credo che il più famoso sia Shy Guy, che è il 096. E quindi vado su 096. Perfetto, la risposta è corretta. Io non credo che sia il più famoso a livello degli SCP non in Minecraft, ma in Minecraft credo che sia appunto il più famoso. Chi ha rapito Marcino? Io credo che Marcino intenda di essere stato rapito nell'episodio di ieri. L'episodio di ieri è stato rapito da Bigfoot, che è SCP-1000, che molti di voi mi hanno detto che l'ho ripetuto 50 volte. Ok, la risposta è corretta. Se ne prendi 2 vivi, se ne prendi 3 muori. Cosa vuol dire? Ah, è quello delle caramelle. È quello delle caramelle che se tu ne prendi 2 puoi prendertele. Se ne prendi 3 invece muori. E non mi ricordo se era SCP... No, SCP-280 mi sembra che era quello nero o quello grigio.
Sono sicuro che non era SCP-280, quindi vado su 330 per esclusione perché non me lo ricordo, sinceramente. Dovrebbe essere effettivamente 330. Andiamo. Ok, qua c'è uno slime. Addirittura ci sono degli slime. Ok, moriamo. Qua siamo per morire. No, no, moriamo qua. Moriamo assolutamente. Come facciamo a vivere? Scusatemi un attimo. Come facciamo a vivere qua dentro? No, no, ragazzi, devo continuare così all'infinito. Devo continuare così all'infinito. Questa secondo me era una cosa che non era voluta, ma è spawnato proprio uno slime qua dentro, immagino. Sì, secondo me è per forza questa opzione qua. Però ce la stiamo facendo e ce l'abbiamo fatta, mamma mia, amici. Mamma mia, amici, come ne siamo usciti da questa situazione. Perfetto. Vediamo se ci sono delle armi. C'è un elmetto in ferro effettivamente da questa parte che ci prendiamo subito, quindi questa carta qui la togliamo e la mettiamo qua. Chi aveva rapito Lion nella serie Salva lo YouTuber dall'SCP? Perché effettivamente è una domanda trabocchetto, perché salva lo YouTuber dall'SCP, quindi sarà SCP-096 per forza, è per forza lui, sono sicuro. Ok, vediamola. Ok, non ci sono altre domande. Qui c'è qualcosa, non c'è niente. Qua ci sono dei gambali in leather. Interessante, prendiamoli, mettiamoceli su. E qua dentro c'è una carta di livello 3, effettivamente. Togliamoci le carte che non servono. Apriamo la porta. E qua... no, c'è un parkour da fare. Oddio, e qua cosa devo fare? Scusami, devo andare verso di qua. Ok, ce l'ho fatta. Per fondo è che sono bravo a fare i parkour. Ok. E ok. E qua c'è una cosa da leggere, immagino. Ok, leggiamo. Non sempre lo vedi, ma con l'intuito un parkour. Molte linee, un nascondiglio a te l'ingegno. Ma si scrive così, nascondiglio? Aquila, aquila, aquila. A te l'ingegno. Cosa vuol dire? Un parkour, tante linee. Vuol dire che magari qua in centro c'è qualcosa. Ci potrebbe essere una cesta nascosta da qualche parte. Devo tornare probabilmente indietro. Controlliamo... da queste parti qua. Io non vedo cesta, ragazzi. Ci metterò una vita. Cosa vuol dire? Aspetta. Tante linee. Perché queste qua sono colonne in teoria. Le linee sono quelle. Cioè, oddio, si può interpretare in tutti i modi. Però se io faccio così, qua c'è qualcosa sul muro. Perché sapete che c'è anche la mod che ti aggiunge le cose. Ok, non c'è niente. Vediamo di qua. Ok, c'è una cesta. C'è una cesta, ragazzi. Guardate. Siamo sulla linea, credo. Quindi qua. No, no, sono nella lava. Sono nella lava. Muoio. Mi sa che muoio. Mi sa che muoio, raga. Riparto dall'inizio. Ripartirò dall'inizio. Mannaggia me. Mannaggia me. Va bene. Non ci preoccupiamo troppo. Apriamo la porta e andiamo. Va che ci risiamo. SCP-09 è l'ultima risposta giusta. Era. Ok, ci risiamo. Questo vuol dire, ragazzi, che però abbiamo teoricamente trovato la soluzione. Però io sono tornato nella lava, ma in teoria adesso non dovrei morire. Fammi mangiare al massimo. Vai via, fuoco. Vai via, fuoco. Non mi farò morire di nuovo. Per favore, non mi fare morire di nuovo. Per favore, vai via. Un cuore. Lasciami un cuore. Lasciami un cuore. Mangio. Mangio, 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 mangio. Mangio, sì. Sto recuperando. Sto recuperando. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo vuol dire che per ogni linea, teoricamente, c'è una chest. Perfetto. Allora, l'ingegno è giusto. Quello che abbiamo, che ci è venuto in mente molto per sbaglio, è giusto. Quindi adesso cerchiamo di capire se qua c'è qualcosa. Questa qui forse no. Questa qui forse sì, c'è qualcosa. No, non c'è niente, ragazzi. Ok. Devo fare questo salto qui che è tipo impossibile, ma io lo faccio a mio modo. Ovvero che lo faccio tutto di fila. Mangiamo, recuperiamo tutta la vita e andiamo. Vado. Vado. Ok, ce l'ho. Andiamo qua. Eccola! Ragazzi, l'ho trovata! L'ho trovata! Carta di livello 4. Va bene. Ok. Vediamo se si apre. In teoria sì. Eccola qua. Mettiamo la nostra carta di livello 3 da questa parte. Mettiamole tutte di fila. Immagino che sarà fino al livello 5. Ok. Andiamo qua dentro. Questa va, si aprirà così. Carta di livello 5? Cosa vuol dire carta di livello 5? Scusami. Questa cosa serve? L'Omnicard. Qua c'è una batteria. No, vabbè, questa cosa è impossibile. Ok, c'è una chestplate in diamante. Allora, guardiamoci bene intorno. Guardiamoci bene intorno. Perché secondo me ci sono queste ceste nascoste qua. Ok, qua c'è un 4. Vabbè, questo era facilissimo, ragazzi. Questo era facilissimo, dai. Cioè, ma puoi mettermi delle luci messe così? Ok. Va bene, Aquila. Va bene, Aquila. Sono un attimino... più scaltro di te. Quindi apriamo qua dentro. Qua ci sono tantissimi mob. Ma noi non abbiamo delle... non è che abbiamo balzato delle spade da qualche parte. Perché mi sembra strano che non ci sia niente. Vabbè. Comunque, entriamo qua dentro. Ok. Ci sono tantissimi mob. Ho visto una spada in ferro. Apriamo qua, apriamo qua, apriamo qua, apriamo qua. Ok. Questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema, potrebbe essere un problema, ma noi non lo facciamo diventare un problema perché questo qui lo chiudiamo qua dentro. C'era una spada giù, l'ho vista, la dobbiamo andare a prendere. Ok, no, questo qui c'ha... ok, l'ho vista, ho visto la spada prima, ho visto la spada prima, ho visto la spada. Ok, ho la spada, questo ci fa tantissimo male.
Ci fa tantissimo male se non li uccidiamo. Ok, sono questi qua quelli più pericolosi. Questi qua secondo me sono quelli che salvano. Oh, ha ucciso lo scheletro per noi. Oddio, e qua c'è un libro. Guardiamo il libro che cosa dice. Il libro dice: una scala qui, una scala lì, una scala giù, una scala su. Chissà, hai dimenticato l'accento. Però, vabbè, non sei capace a scrivere Aquila, abbiamo capito. Non lo so, non mi racconta le cose giuste. Una scala qui, una scala lì, vuol dire che qua c'è tipo una cesta nascosta. Tipo qua, da qualche parte. No, ok, da questa parte non c'è. Queste qua sono scale, però, Guardiamo bene che queste qua sono scale. Potrebbe esserci una cesta nascosta qua, effettivamente. No, sono un attimino indeciso, però andiamo a uccidere un attimino il tizio là. Così, vai, entriamo e uccidiamolo. Che in teoria potrebbe essere effettivamente qua dentro. Tu muori, per favore. Ok, no, lì non c'è niente. Qua ci sono delle porte chiuse. Allora, la scala è qua. Spacchiamo le scale, però non abbiamo il piccone per spaccare le scale. Quindi come la spacchiamo esattamente? A mano. Fila per fila, fila per fila, fila per fila. Guardate cosa ho trovato, la Omnicard. E c'era una chest segreta. Guardate le secret chest, che spettacolo. Le mettete così e sono... Vabbè, questo... Oh, ragazzi, questa volta Aquila e Scaltro. Però io, conoscendo bene la mod, mi immaginavo queste cose. Abbiamo l'Omnicard, che in teoria ci porta dall'SCP di oggi. Sono abbastanza curioso di sapere che SCP ci aspetta. Questi qui però del miner teoricamente danno un pochino più, esatto, di durabilità. Perfetto, andiamo ragazzi. L'Omnicard dov'è? Mettiamo l'Omnicard qua dentro, corriamo. 1, 2, 3. Apriamo e siamo qua dentro. Cosa c'è qua dentro? Non c'è niente di che. SCP-1048. Io questo SCP non me lo ricordo per niente. Quindi andiamo a leggere la sua storia. Allora, questo SCP-1048 a quanto pare è un orsacchiotto dai diversi tipi. Era classificato come safe, quindi verde. Poi è diventato rosso. Ed infatti, come vedete, c'è SCP-1048 rosso, che vuol dire Keter. Vuol dire che è uno molto pericoloso. È un piccolo orsacchiotto alto circa 33 cm, il cui materiale di composizione non sembra possedere alcuna proprietà insolita. Ad oggi, ogni tentativo di comunicare con questo SCP non ha riscontrato successo, nonostante esso sia capace di compiere semplici gesti per indicare sì o no. Non sappiamo questo SCP cosa di preciso ci possa fare, ma i nostri documenti dicono che è diviso in 3 SCP-1048, A, B e C. Io credo che oggi avremo davanti a noi SCP-A. Vediamo un po' che cosa c'è da questa parte. Lì c'è Marcino e io non vedo nessun SCP in realtà. Ragazzi, non è che questo è tutto un troll? Ok, qua prendiamo questa pettorina che è l'Arrow Vest. In teoria dovrebbe darci di più. No, ci dà come una cosa in diamante. Teniamoci quella in diamante che è meglio. Però io voglio leggervi questa frase. SCP-1048 utilizza la propria socievolezza per indurre le persone intorno a sé in un falso senso di sicurezza, permettendogli di procurarsi materiali che utilizzeranno per produrre delle creazioni simili alle loro per uccidere le loro prede. Io, ragazzi, sono veramente spaventato perché non so dove possa finire Marcino in questa situazione. Apriamo e, ragazzi, ok, c'è l'orsacchiotto lì. Ragazzi, mi sono venuti i brividi in questo momento. Io non so cosa io debba fare perché, non avendo piccone, niente. Ok, è andato dentro Marcino in questo momento. Allora, ragazzi, Marcino, rimani lì senza fare niente. Dobbiamo assolutamente cercare un piccone. Ditemi che non c'è un piccone qua dentro. Non riesco a capire la situazione, ragazzi. Non c'è esattamente un piccone qua dentro. Non ha senso questa cosa. Dobbiamo assolutamente vedere un attimino che cos'era l'SCP qua, perché non me ne sono neanche accorto. Questo dovrebbe essere un SCP. Ok, qua sono sparati degli slime. Non c'è niente qua, ragazzi. Non c'è assolutamente niente. Qua spona solo gente a casissimo. Ok, siamo senza piccone, quindi dovremo spaccare le cose a mano e questa cosa non è il massimo. Probabilmente l'avremo lasciato dietro un piccone, può essere, perché Aquila non lascia niente al caso. A questo punto io direi che possiamo aprire la porta, prendere Marcino e sperare che... Io, ragazzi, provo ad attaccarlo. Ok, cosa è successo?
Cosa è successo? È scappato? No, ragazzi, è scappato l'SCP, è scappato l'SCP. Apriamo Marcino, velocissimo Marcino, ti prego. Ragazzi, questo SCP, quando lo guardi, è affettuosissimo, è tenerissimo, è dolcissimo, ma adesso è scappato. Io devo assolutamente prendere questo Marcino e andarcene. Voi cosa ne pensate? Questo orsacchiotto era troppo dolce, cioè se lo guardi diventi dolce, vai nelle sue grinfie, e lui è questo che vuole, ragazzi, è proprio questo che vuole. Adesso è scappato, io teoricamente non l'ho ucciso. Ok, Marcino, andiamo. Seguimi, Marcino. Marcino, bravissimo, seguimi. Andiamo, apriamo la porta e cerchiamo di scappare sperando che lui non sia qui da noi. Andiamo, Marcino, andiamo. Corri. Devo controllare che non sia da questa parte. Andiamo nella... Oddio, non so dove ti posso portare perché c'è un parkour da fare al contrario che è tecnicamente impossibile. Andiamo, Marcino. Io ci sposterei verso questo qui che mi ricorda un botto quello della pizza. Allora, ti lascio chiuso un attimino lì dentro. Ammazziamo tutti. Speriamo che esploda. Speriamo che... No, non esplodere su Marcino! Marcino, ti riporterò in vita, te lo prometto. Era troppo tenero quell'SCP. È lui che ha portato questi zombie. Dov'è scomparso, Marcino? È scomparso. L'ha portato via SCP. Quello tenero, quello affettuoso.